In questa seconda parte e anche nella terza parte, Birindelli discute la storia giuridica della libertà di espressione negli Stati Uniti e poi farà il confronto con l'Europa di oggi e in particolare l'Italia, per mostrare come da noi la libertà di espressione sia sistematicamente violata. In particolare nella seconda parte Birindelli discute il punto più lontano dalla libertà di espressione ma raggiunto negli Stati Uniti, un punto che è simile a quello in cui siamo oggi in Europa e in Italia. Invece nella terza parte Birindelli discute il punto meno lontano dalla libertà di espressione ma raggiunto negli Stati Uniti, meno lontano ma comunque lontano dalla libertà di espressione in senso assoluto. Comunque in quel particolare momento storico gli Stati Uniti dimostrarono che la libertà di espressione poteva essere presa sul serio. E rispetto a quel particolare momento negli Stati Uniti, oggi in Italia c'è una differenza abissale che rende l'Italia più simile alla Corea del Nord che non agli Stati Uniti di quel periodo. Infine Birindelli nella quarta parte dell'articolo discute la libertà di espressione in senso astratto e in senso assoluto, quindi non in alcuni casi particolari solo, e nella quinta parte poi ricapitola e trae le conclusioni.